Buongiorno Muleria! Oh, come stiamo? 14 giugno! Tempo? La chiavica. Non si dice così, amore. Si dice tempo brutto. Saluta. Si vede anche io? Si vede anche io! Mi vede, ci sono anche io! Si vede anche io! Vabbè, è uscita così. Vabbè, dai, allora. certo, fatti vedere che soffi il naso in camera. Sì, sì. Va bene. Allora, due precisazioni su due video precedenti. Allora, il video di Miramare avevo detto che c'era un servizio di trasporto e di navigazione da Trieste a Grignano. E poi avevo scoperto il cartello che era del 2018, vi confermo, perché non l'avevo scritto, mi ero dimenticato, che il servizio esiste, è partito ieri 13 giugno, c'è il cartello nuovo con i prezzi e tutto quanto, quindi il servizio di trasporto in navigazione esiste. Poi, nel video precedente, quello di Redi Puglia, ero passato nella galleria e avevo suonato tre volte dicendo che è un'usanza dei triestini a fare questo per salutare Dante Alighieri. Magari se ti fai vedere. Non ci sono, devo fare così. Hola. Scusa. Dante? Alighieri. Hola. Un mulo mi ha scritto su YouTube che è stato multato, quindi non fatelo. Adesso dovrò stare attento anch'io perché era quasi un'abitudine farlo. E... Ah, ma abbiamo sentito anche altre macchine? A volte sì, farlo. Altre macchine sì, però mi ha scritto uno che purtroppo ha preso una multa ed è peccato che magari perché io ho detto una cosa... Tutti a suonare, tutti multati. E tutti a menare te. Ecco, o chiedere soldi che non... E quindi non fatelo. Sarà dura però non farlo. Va bene, dove siamo? Gradisca di Sonzo. Se ti fai vedere. Atavot. Asso. Gradisca di Sonzo. Allora, ci troviamo a Gradisca di Sonzo, siamo arrivati ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio l'abbiamo dedicato a lavorare al blog e ai video che avete visto su Redi Puglia. È un piccolo borgo, uno dei borghi più belli d'Italia. Ci troviamo in via Trieste, nell'area sosta camper. Abbiamo carico e scarico, abbiamo tre posti disponibili, ci sono anche dei stanziali qua di rimessaggio, camper di rimessaggio dalla parte opposta del parcheggio. Però di camper ufficiali sono tre posti. Si può stare 48 ore, c'è anche il decalogo del camperista fuori, magari faremo una foto e la metteremo sul blog, io farò una panoramica veloce. Abbiamo qua attaccato 5 metri un supermercato, a altri tanti 10 metri anche meno la casetta dell'acqua, a pagamento e non come da te gratuita. Sono pochissimi centesimi, sì. C'è naturale frizzante. Siamo a 200 metri dal centro. No, di più, 500 metri. 500 metri dal centro. Il centro è molto carino, è molto vivo d'estate. E Gradisca è anche famosa, tra vari, per questo borgo è, anche per un grandissimo raduno di fuoristrada che fanno ogni anno all'8 di dicembre. Pensa che questo raduno ci partecipano circa 650 auto ogni anno, più o meno, ed è entrato nel Guinness dei primati negli anni, se non ricordo, 90-80, che hanno partecipato più di 800 auto. E quindi è una manifestazione importante, un vero importa, che esiste da 30 e passa anni. Bene, detto questo... Fai colazione. Faccio colazione, ci prepariamo... Speriamo che finisca di piovere, sta gocciando leggermente. Non dovrebbe piovere fino alle 13, però dai. Così dopo noi andiamo a filmare cosa? Col nuvolo. Vabbè. Oggi filmo con la telecamera, come adesso che sto registrando, non con l'iPhone, perché così riesco a settare un po' per il tempo, che non è il massimo per le riprese. Però
questo non è che possiamo, possiamo fare. È questa. Dai, a più tardi. Eccoci qua. Amor, donde stas? Sono qui, sono qui. Bene, ci facciamo sta passeggiata di 500 metri? Ma anche meno, secondo me sono. Vabbè, comunque dobbiamo andare verso laggiù. L'aria è qua dietro, dopo il distributore di benzina, Viale Trieste, Gradisca di Sonzo. E ce ne andiamo. Dove ce ne andiamo? In centro. Ah, ok. Il Gradisca e ce ne andiamo. Peccato che ovviamente è nuvolo, e danno nuvolo tutta la settimana, che bello. Sì, in teoria doveva essere pioggia adesso, invece... No, non dovrebbe piovere fino a luna, come abbiamo già detto prima, per ora ha smesso, sono lì. 10:30. Va bene, vediamo. La piazza costeggia un grande parco con alberi secolari, panchine e punti di ristoro, chiamato Parco della Spianata. A pochi passi da qui si intravede anche il mercato coperto, che pare stiano pensando di ristrutturare. Piazza Unità è un luogo di ritrovo serale, dove spicca il teatro comunale, risalente alla fine del 1700, costruito al posto di un vecchio granaio. È stato riaperto nel 2009, dopo anni di chiusura per ristrutturazione, e ha una capienza di 323 posti. Di fronte al teatro, al centro della piazza, si può ammirare il Monumento alla Redenzione, costituito da un'alta colonna con bassorilievi dedicati alla storia di Gradisca. In cima vi è appoggiato un leone di San Marco, in bronzo, simbolo della Repubblica di Venezia. Qui si trova anche la fontana che la sera, illuminata da mille colori, dà un tocco di magia a tutta la piazza. Sì, amore, eccoci qua. Dopo il tuo bel racconto della cittadina, del parco, del mercato, cosa ti sembra Gradisca? Ma è piccolina, c'è poco più di 6.500 abitanti ed è concentrata, vabbè, il centro è concentrato, adesso stiamo andando attraverso vicino le mura, le vecchie mura della città. Qui ci passava probabilmente sicuramente l'acqua in difesa del castello che tra poco andremo a vedere. Abbiamo visto il teatro, il monumento del leone di Piazza Unità. E nonostante le nuvole c'è un sacco di gente in giro qua sui bar, che è forte. Ci sono due bar che, se ti siedi vicino dove c'è la piazza e il parco, devono attraversare la strada per portarti la roba. I camerieri devono avere un'indennità di rischio, perché attraversare la strada dal bar dall'altra parte della strada, dove esatto, ci sono i tavolini. Sì, devono essere molto svelti. Ogni cosa che devono portare devono attraversare. Considera che Gradisca, nella sua piccola dimensione, non è una grandissima città, come hai detto, sono 6.000 abitanti, è una cittadina molto viva, e specialmente all'estate, alla sera. Siamo venuti di sera l'anno scorso e sì, c'era un sacco di gente in giro. C'è poi, molta gente. Anche il castello assume ovviamente un fascino diverso, illuminato di sera. Vabbè, molto certo, bello. Alla sera sì, sicuramente. Ed è uno dei borghi più belli d'Italia. Sì, esattamente. Anche questo è importante, c'ha tanta storia, una lunga storia che non racconteremo perché è troppo lunga. Beh, qualche cenno lo faremo. Vediamo, sì. Bene, andiamo verso il castello adesso. Yes. Bene, bene, bene.
ci troviamo nelle mura nel parco del castello e adesso qua passeremo la voce al Lucy con la sua voce bella di fuoricampo e ci racconterà qualcosa del castello. Assolutamente sì, molto bello, eh? Alcune parti sono in ristrutturazione, devono rifare copertura e camminamento, ripristino camminamento, comunque è bello, molto bello, conservato molto bene. Sì. Adesso facciamo tutto il giro. Facciamo il giro, torniamo nel centro di Gradisca e buona voce a te. Superata una prima parte di Isola Pedonale, incontriamo il castello di Gradisca, un poderoso complesso di fortificazioni che fu edificato dai veneziani intorno al 1170 a difesa dalle invasioni. Parti delle cinta murarie sono gli importanti torrioni: Torrione della Calcina, della Marcella, della Spiritata, del Portello, di San Giorgio e della Campana. Tra questi ultimi due si trova ancora una delle due porte di accesso alla città, Porta Nuova. Al centro del campiello Emo è collocato il Pozzo dei Frari, risalente al 1400, con un diametro di 3 metri. Forniva tutta la città di acqua potabile. Gli edifici religiosi più importanti sono il Duomo e la Chiesa dell'Addolorata. Il primo, in via Bergamas, dedicato ai santi Pietro e Paolo, fu costruito nel 1752. La seconda rappresenta uno degli edifici di arte sacra della città e risale al 1400. Fu distrutta da un incendio nel 1971 e ricostruita 4 anni dopo. Certo che tutti questi paesini, questi borghi d'Italia sono spettacolari. Che ne dici? Bella! Proprio bella. Fantastico sto posto qua pieno di resti. Hai saputo cos'è questi resti o dobbiamo fare la voce fuori campo? No, c'è scritto, però vabbè, è la loggia dei mercanti. Edificio fatto costruire dal capitano di Gradisca, Francesco Umberto della Torre, nella seconda metà del XVII secolo, con funzioni di luogo di incontro per i mercanti e di pesa pubblica. Pesa pubblica. Quindi qua si incontravano i mercanti. E facevano i business. Esatto. I business. Borghi, belli, FVG. Adesso è però... l'hanno sistemata e l'hanno destinata dal 1929 al lapidario civico. Infatti ci sono pezzi di lapidi di combattenti, non so, vari personaggi. No vabbè, ma è una scoperta sto posto, eh. C'è ogni palazzina, c'è il cartello giallo palazzo dei provveditori. Infatti, casa vedi, di questo, casa di quello. C'è anche un sito dove potete vedere Borghi Belli Friuli Venezia Giulia, appunto, it.
esatto. Borghiditalia.it. No, ma poi la chiesa, no? Che è antichissima, da quanto pare c'è una bellissima storia. Adesso vedremo, l'avrò già detto sicuramente. Sicuramente nella voce. Tu pensa, la gente adesso è dentro a messa, magari i più anziani forse potrebbero sapere, ma magari i più giovani non sanno che stanno entrando a messa in una chiesa strantica, non so come spiegarti. Tutte, no? Le chiese sono entri, antiche. Vai a messa. Sì, beh, ci sono anche quelle moderne, costruite un po' più tardi, o... invece questa qui è originale, insomma, dall'aspetto che ha sembra, dentro non possiamo esatto. entrare perché c'è allora, messa. Allora, teniamo due problemi. La batteria della telecamera, quindi tirerò fuori il mio iPhone e gireremo con l'iPhone tra un po', e qua sta buttando pioggia. Diamoci una mossa perché dobbiamo vedere ancora una parte del parco. E letto una torre lì, okay, e quant'altro. Dai, e poi ce ne andiamo. Bene, andiamo allora. Un bacio nelle antichità. Sempre qua il parco davanti alla Porta Nuova e abbiamo trovato questa opera. Opera? Sì. È una roba stranissima perché non c'è nessun cartello, no. Però è una roba particolare. All'interno c'è tipo, ci sono delle bottiglie. Sì. Magari vediamo se riusciamo a trovare su internet qualche info. Magari qualcuno di Gradisca che sta guardando il video ci metta i commenti. Purtroppo i vandali ci sono sempre e non ci possiamo fare niente. Quindi dicevamo, se qualcuno di Gradisca ci sa dire nei commenti, li accettiamo ben volentieri perché non c'è scritto niente. Non c'è scritto nulla, no. Magari una delle prossime live o dopo questo video facciamo la live, magari qualcuno ci vorrà raccontare di questa opera qua. Siamo in Via Gorizia. Via Gorizia, all'ingresso di... Di? Gradisca? Oh, là c'è! Dopo 3 ore di video si sa che siamo a Gradisca. Ma vediamo un campanile. Andiamo a vedere. C'è una chiesa, un'altra chiesa. Andiamo a vedere. Belle le siamo chiese, sempre alle porte belle. Di? Non lo so, non mi ricordo più. Allora devi studiare Gradisca di Zonza. Porca, grazie per avermelo detto. Mannaggia. Un altro punto di interesse è la chiesa di Santo Spirito, la cui storia è relativamente recente. La chiesa e la torre campanaria risalgono infatti alla metà dell'Ottocento. Fu costruita in sostituzione di una precedente chiesa. Anche l'interno è stato completato con arredi liturgici e decorazioni riconducibili all'inizio del Novecento.
come sapete tutti, il Friuli Venezia Giulia negli anni 90, fino agli anni 90, era pieno di caserme perché c'era il pericolo dell'Est Europa. Tanti italiani, ragazzi italiani, muleria, sono venuti a fare il militare in queste zone. Qualcuno magari di voi ha fatto il militare qua a Gradisca e questa è una delle due caserme. Come potete vedere è tutto abbandonato. L'altra caserma, che è sulla statale che va a Mariano del Friuli, adesso una parte è abbandonata e una parte viene utilizzata per i profughi che vengono in Italia, li mettono lì in CPR, adesso non mi ricordo come si chiama. Però fa triste vedere delle strutture dove c'è stata vita, gente, lavoro, sogni, delusioni e quant'altro della vita militare, che è tutto così abbandonato. Dovrebbero rifarle. Vabbè, dai, andiamo avanti. Bene, muleria, sembra che sta uscendo anche il sole. Col suono delle campane è mezzogiorno. La Lucy già tormenta per mangiare. No comment. Gnam 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 gnam. Ho fatto colazione alle 6:30. Sei e mezza. Avrò diritto di avere fame, no? No, siamo ingrassati, dobbiamo stare magri. Ok, Gradisca l'abbiamo visitata tutta. Lucy vi ha raccontato un po' quello che abbiamo scoperto, visto. Devo dire che è molto vivibile, molto bella. Molto storica. Molto storica. Ed è veramente uno dei borghi più belli d'Italia. Ed, sì. È giusto che ne faccia parte, ne abbiamo già visti diversi finora. E anche lei è bella. Piacerebbe vederli tutti i borghi più belli d'Italia. Mi metto al bordo della strada, magari guadagno qualcosa, così sì, potremo girare. Ha parlato la miss. No, per carità, no. Assolutamente. Dai. Quindi anche Gradisca è andata. Con i nostri occhi ve l'abbiamo fatta vedere. Un'altra tappa si è conclusa. Adesso ci spostiamo a Gorizia, la mia preferita. Ci sposteremo a Gorizia e andremo a riprendere Gorizia e staremo un paio di giorni lì. Ecco, questo vi salutiamo. Ciao! Grazie mille, se vi va condividete, se vi va iscrivetevi. Non siamo belli, non piacciamo. Iscrivetevi invece. Dai, un saluto a tutti. Ciao! Ciao.